Il sovrannaturale si nasconde nelle pieghe della nostra realtà. Serve un terzo occhio per riuscire a scorgere quello che si agita tra le ombre. E ciò che si vede non è mai piacevole. E siccome vedi solo quello che sai, finché non scopri qualcosa, non farai progressi. Esatto. La sua faccia è distrutta dall'acne o dai pesci affamati? Credo solamente dai pesci. Forse è meglio che torni al lavoro. Scopri chi diavolo è. A volte un dono può diventare una condanna. È quello che potrebbe dire Michael Raines, brillante detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Michael ha una dote ed è la sua grande intelligenza analitica. Conosci la vittima, scopri l'assassino, gli ripete il suo partner Charlie Lincoln. Conosco la Macarena. Oh, immagino come la balli. Macarena. Che vita splendida, guardare un'allucinazione che balla la Macarena, che si può volere di più? La personalità della vittima si manifesta davanti ai suoi occhi. Non si tratta di fantasmi veri e propri, ma del parto dell'immaginazione del detective. Un dono macabro, la facoltà paranormale di visualizzare le vittime e interagire con loro. Come se fossero delle allucinazioni portate all'estremo. Questi fantasmi immaginari dialogano incessantemente con Michael e sono una vera e propria rappresentazione visiva della capacità del detective di ricostruire il passato della vittima e le circostanze che ne hanno provocato la morte. Ma non solo. Raines continua a vedere le vittime dei suoi omicidi finché l'omicidio stesso non viene risolto. La visualizzazione delle vittime rappresenta anche il senso di colpa che il detective prova nei loro confronti. La tua vittima aveva precedenti penali. Ora sappiamo perché ero qui, amico. Una facoltà paranormale è un regalo imprevisto. È un dono in bilico. Può essere una dote meravigliosa o la più tremenda tra le condanne. Julio non era solo. Era con Maria e il bambino. Chi è Maria? Sua moglie. E il bambino? Suo figlio. Oh, caspita, questa proprio non me l'aspettavo. E tu? Guarda, mi sono un papà. Gracias a Dios. Se in altri polizieschi la ricostruzione del crimine avviene grazie a prove indiziali, in Raines avviene grazie alla genialità e alla follia di un particolarissimo detective. L'infiltrazione dell'extraordinario nelle trame del giallo è una pratica consolidata, tanto che il giallo sovrannaturale è diventato un sottogenere a sé stante. L'origine si potrebbe trovare nell'enigmatico Mr. Quinn di Agatha Christie, un personaggio minore creato dalla nonna della letteratura gialla nel 1930. Quinn è una figura misteriosa, mai descritta esplicitamente come fantasma o come entità. È una figura che si muove ai confini del mondo reale, che arriva in aiuto del gentleman inglese Sutter quando si imbatte in misteriosi casi di omicidio. Una sorta di guida che fornisce a Sutter gli spunti e le ispirazioni necessarie per le indagini. Risolto il caso, Quinn sparisce altrettanto misteriosamente. La prima volta non è successo. Ho preso il tuo assassino, gli ho piazzato un proiettile in un occhio. E sei ancora qui. Magari sono qui per una ragione diversa, Michael. E quale sarebbe? Non lo so. Credo che dovrei scoprirlo. La reazione di Michael di fronte alle stranezze con cui convive è molto contrastata. Il detective usa il suo talento per risolvere casi, ma i suoi metodi decisamente non ortodossi creano frizioni con il suo capo, il capitano Daniel Lewis. Parli sempre da solo, Michael. Dan, apprezzo le tue ansie, ma hai mai pensato che forse è solo un mio trucco? Un tuo trucco? Sì, io sono il detective pazzo. Attenzione, sfidato! E i suoi colleghi Remy Boyer e Sally Lance. Il costante senso di colpa che Michael prova verso le vittime degli omicidi su cui indaga aumenta ancora di più quando Michael ha a che fare con persone che erano legate a lui in vita. Con permesso. Ai, mio amore. Ehi, hijito. Oh, mijito. Ehi,
Oh, mijito. Oh. Ehi. Oh. La prova più grande che dovrà affrontare sarà investigare su un incidente aereo avvenuto nell'Oceano Pacifico. La sua ex moglie si trovava su quell'aereo e chiede a Michael di investigare perché lei, defunta, è convinta che non si sia trattato di un attentato, ma di un omicidio camuffato da casualità. Michael farà di tutto per scoprire la verità, in nome di un amore che non si è spento nemmeno dopo un divorzio e che dura oltre la morte. C'è una linea sottile che separa il normale dal paranormale. Si valutano tutte le soluzioni possibili. Superare quella linea significa prendere in considerazione anche quelle impossibili.